quando qualcuno ha pensato di investire il nostro partito nel potere, nel governo, quel potere, quel governo poi si è dimostrato essere marcio, mi riferisco al governo lombardo, quegli stessi di potere nel governo, quella parte di classe dirigente la si vuole mettere nel Partito Democratico. È un errore, perché si sfigura il buono senza enfasi e senza strumentalità. È sbagliato anche un senso di pseudo federalismo nei confronti dei partiti, fate nei territori, no, ne parlavamo anche ieri sera con Francesco e con Marco. Il partito, quando si fa qualcosa in Sicilia, la rifluenza è a Milano, quando accade qualcosa a Torino la rifluenza è a Reggio Calabria. Ormai con l'informazione il partito non può e non deve essere centralizzato, però non può essere data una delega fino a se stessa nei territori. È un problema molto serio che va affrontato, ecco, io credo tra l'altro, e concludo questa fase, che proprio un impegno etico ci deve portare su due fronti. Un primo, recupero democratico. Guardate che nelle nostre comunità ci sono fasce di cittadini che non solo non votano, ma che si sono allontanate dalle istituzioni. Ogni giorno polemiche nostre interne, noi dobbiamo affrontare i temi che abbiamo davanti. Io so che il tema centrale è il lavoro, ma abbiamo detto non dipende dalla regione, ma ci sono tre questioni che afferiscono al nostro impegno. La prima, la voglio qui ripetere, quella della formazione professionale. Non basta aver indicato che ci sono degli approfittatori, vanno perseguiti penalmente, ma ci sono i tanti che hanno vissuto e vivono di formazione, della buona formazione professionale. Non possono essere cancellati o dimenticati dal governo, ci deve essere un intervento suppletivo su alcune questioni. Non basta dire si vedrà, è un terreno drammatico e va affrontato. Poi abbiamo il tema dei rifiuti, e tra poco sarà emergenza, già ci sono alcuni segnali. Io non torno in una polemica, servono fare scelte serie, io so in questo l'assessore Croce, i nostri deputati ci concentra, sono particolarmente attenti a questa tematica, perché qualcuno ha contestato i termovalorizzatori, bene aver aperto indagini, giustissimo lottare fermamente contro le infiltrazioni da mafiose, però lo avevamo detto, le discariche non sono gestite dalle associazioni di volontariato in Sicilia o da qua parlamentari o da un ordine religioso, hanno infiltrazione e quindi bisogna trovare la giusta risposta. Ed infine la sanità, qui ci sono, ho visto che sono arrivati amici medici, il professore Basile, tanti che sono qui presenti. Sulla sanità io credo che in Sicilia abbiamo tanti seri problemi. Abbiamo delle eccellenze, indubbiamente, però quando parliamo dell'urgenza-emergenza parliamo di un terreno veramente vischioso, difficilissimo per la nostra comunità. Ma per la sanità vogliamo dire una cosa netta, la vogliamo dire? Io credo, con la credibilità del nostro gruppo che in questi anni ha lavorato anche in quell'anno, certi, nessuno di noi vuole discutere di questo, ma non basta che a fare le nomine sia stato un governo di centro-sinistra. Io credo che i nuovi manager debbano dare una svolta nella sanità, su un obiettivo innanzitutto fondamentale. Io parlavo dell'emergenza urgenza, delle lunghe liste d'attesa, che è un problema, ma noi una cosa vogliamo, che il governo, il presidente della regione indichi insieme all'assessore regionale, che nel momento in cui partirà il nuovo insediamento dei medici,
quando il turnover sarà ripristinato, che la scelta sia della non politicizzazione della sanità. Perché nel passato in questo c'è stato un eccesso, e il governo di centrosinistra deve fare la differenza, perché non ci stanchiamo di dirlo, quando si sta male non si va a cercare il medico del proprio partito, si cerca il medico migliore. Questo